Non siamo giornalisti, nessuno di noi è un giornalista,
io non lo sono, se faccio comunicazione da ormai 6 anni, insomma, sono tantini, però non siamo giornalisti, quindi non ci facciamo per tali, ma cerchiamo di fare informazione e comunicazione. Nella conferenza stampa del 21 abbiamo dato vita a una linea editoriale nuova. Ci stiamo occupando anche di comunicazione per quanto riguarda la ricerca, la prevenzione, le operazioni, il post-operatorio per tutte le persone che hanno subito mastectomia o comunque hanno avuto la terribile diagnosi di cancro al seno. Nessuno di noi è capace e titolato a farlo, e senza fare forza perché siamo affidati a persone che la sapevano molto più lunga di noi. Nella nostra conferenza stampa c'era la dottoressa Lucia Dragone, che stasera non è potuta venire, forse le verrà più tardi, che è la responsabile del dipartimento di screening e prevenzione dell'ASLOMA 1, ci ha mostrato un po' di cose importanti, e c'era il dottor Fabio Santanelli di Pompeo, che 2 giorni dopo stava per eseguire il primo trapianto di fascia a Santanelli. Abbiamo imparato cose importanti e terribili, ma abbiamo imparato anche che si può essere veramente forti e felici dopo, per riconquistare la propria vita. E abbiamo qui stasera le Pink Butterfly, che sono dell'associazione Pagaia Rosa Onlus. Dopo Claudia ci racconterà di cosa si occupano e di cosa fanno. La Presidente Maria Grazia Puzzo purtroppo questa sera non poteva esserci, ma è direttamente rappresentata da tutte loro che sono donne fenomenali e splendide. Tra i tanti festeggiamenti della serata ci sono le premiazioni dei concorsi Blogami e Arte e Libertà, che sono stati indetti a febbraio di quest'anno, che hanno visto insomma una bella selezione, devo dire, sono arrivati moltissimi iscritti, ma molte più opere, una grande qualità. E non è stato facilissimo scegliere, però devo dire che personalmente vanno di più di scritture insomma, che piace, posso dire che mi sono innamorata subito del racconto che ho vinto ed era difficile capire che era di un uomo all'inizio. E dopo anche, ve lo leggerà l'autore. Doveva essere con noi anche Brunello Cavalli della SPC Edizioni, ma ancora deve arrivare, si sarà perso per Roma, ti prenderò io. Allora chiamo subito sul palco Cesare Ligetti, che ha vinto il concorso Blogami. Grazie Cesare, che ho fatto un po' di strada per arrivare stasera. Allora, con un sottofondo, musica di Marco Surace, con Cesare Ligetti. Mille parole, una cosa. Grazie mille, grazie a tutti. Cercherò di essere fedele, non sono abituato a leggere, c'è una cosa che Luna, distesa sul letto, sul corpo i segni della violenza, addosso ancora sul cuore. La puzza di birra penetrava con prepotenza nelle narici. Lui aveva finito. Lei lo fissava quel uomo mentre si rivestiva. Era tutto finito, nulla era finito. Spogliata oltre che dei vestiti anche del suo orgoglio e della dignità, non riusciva a distogliere lo sguardo da lui, dal suo aggressore. Sembrava compiaciuto, sembrava appagato. Mentre si rivestiva le voltava le spalle, dopo averla quasi derubata della vita, con quell'ultimo gesto le ricordava che per lui non era nulla. Aveva finito col suo passato. Forse la colpa era sua, era stata lei, ancora una volta era lei che l'aveva permesso. Gli anni di terrore sarebbero finiti. Quella sarebbe stata l'ultima volta, lo aveva durato se stessa, non gliel'avrebbe più lasciato fare. Tremava, aveva freddo, aveva paura. Lui si era rivolto a lei solo una volta dopo averla stuprata. Dai vestiti, gli aveva detto, mentre le lanciava gli indumenti. L'animale provava compassione per la sua vittima. No, semplicemente non voleva che ricordasse cosa avesse appena fatto. Non voleva vederla così, gli faceva schifo. Era stata lei a provocarlo, ne era certo. Lui non voleva, era lei che lo aveva voluto, ora come le altre volte, ora come le volte precedenti. L'uomo non si era accorto che nello stesse
ma non stava osservando lui, no? Ammirava la libertà. Dalla tasca dei pantaloni dell'aggressore, infatti, era caduto qualcosa. Questa era la sua perplessità, la sua possibilità. Doveva coglierla. Non poteva più permettere di farle del male. Non sarò più il tuo straccio, le avevo urlato mentre raccogliendo da terra un cacciavite ed afferrandolo con forza si era buttata addosso a lui. Era fuoriuscito dalla cintura degli attrezzi legati ai jeans. Era bastato un solo colpo. Lo aveva studiato bene, lo aveva osservato intensamente mentre lui faceva i suoi bocci comodi. Non aveva più lacrime, non aveva più forza, ma doveva farlo, ora. Il colpo inflitto era stato deciso e l'oggetto appuntito gli aveva colpito la gola. L'uomo non aveva neanche provato a reagire, non si era accorto di nulla, o forse stava aspettando che finalmente tutto finisse. Era una bestia, meritava di morire, questo era stato il suo ultimo pensiero, prima di abbandonarsi alla sua vita. Il sangue si aveva colpito dal collo dell'uomo e la stava raggiungendo. Per non sottoporcarsi si era nuovamente buttata sul letto. Con le mani imbrattate aveva preso un oggetto dall'angolo dell'alcova, testimone del ripugnante scenario, e lo teneva stretto a sé. Era un regalo che gli aveva fatto lui. Il silenzio finalmente regnava nella stanza, quella stessa stanza in cui più volte gli abusi si erano consumati. Vanessa ora non aveva più paura e guardando la sua vittima lo aveva salutato con un tuono tratto. La rabbia era stata sovrastata dalla tristezza. Il dolore strozzava le ultime parole rivolte al suo carnefice. Addio, papà. Giacomo, l'ispettore Setta, aveva trovato Vanessa ancora sotto shock, era distesa sul letto, senza vestiti, ancora abbracciata quel regalo. L'uomo giaceva per terra in fianco a lei, esanime. I vicini avevano avvisato la polizia in quanto non sentivano rumori da due giorni e non avevano visto uscire alcuno. Vivevano in un quartiere popolare in cui tutti si conoscono, almeno apparentemente, nessuno infatti sapeva che dietro la porta di quella casa si celasse un mostro. L'orrore e l'incubo che si nascondevano da anni in quel luogo ora sembravano terminati. Ma lei li avrebbe portati con sé per molte meglio, forse per sé. La dinamica era evidente, come lo era il movente. Quella creatura in difesa aveva commesso uno dei reati più gravi, l'omicidio. Ma forse non ci sarebbe stata anima viva che si fosse sentita di giudicare o condannare quell'innocente, privato della sua esistenza. Il compito di Giacomo non era mai stato così duro. Aveva chiamato la collega per parlare con la vittima, ma aveva chiesto che ci fosse con lui anche una donna, nel caso in cui si fosse trovato davanti a una situazione grave, che avesse richiesto l'intervento femminile. Purtroppo la circostanza era peggiore di quanto si potesse immaginare. Era necessario chiamare l'ambulanza. A causa di tutto quel trambusto, delle luci, dei mezzi di soccorso, delle volanti, della polizia, era stata attirata l'attenzione dei residenti. Incuriositi molti erano accorsi. Qualcuno chiedeva, cos'è successo? Qualcun altro non aveva creduto che prima o poi quell'uomo si sarebbe messo nei guai. Un buon alunno, uno scarsa fatica, sapevo che Antonio prima o poi avrebbe combinato qualcosa. Ma loro non lo sapevano, non potevano neanche immaginare. Giacomo non voleva che quella confusione potesse aggravare il trauma già provocato. Aveva chiesto che fosse dedicato il perimetro di 150 metri dalla casa. Così era riuscito, insieme alla collega, a far accompagnare Vanessa in un luogo sicuro. Nessuno le avrebbe più fatto del male. Nell'attesa dell'arrivo della collega era stato lui a rivolgere la parola. Dopo anni di soprusi, finalmente Vanessa intravedeva una luce in quelle tenebre. La voce soave e gentile dell'ispettore le aveva tenuto compagnia in attesa dell'intervento della donna. Vanessa ora poteva essere portata in salvo, avrebbe dovuto affrontare anche dallo psicologo per superare quell'evento, ma poté farcela. Era necessario trovare una soluzione per lei. Il primo passo era trovare una nuova casa, la piccola Vanessa. Non aveva nessuno. La madre l'aveva abbandonata quando lei era ancora piccola, l'aveva lasciata in quel posto. A 11 anni non è semplice essere adottati. Grazie. Le famiglie adottive cercano bambini più piccoli, ma avrebbero trovato una famiglia. Giacomo era certo. Aveva compilato lui le carte per adottarla, gliel'avrebbero data. C'erano delle persone in debito con lui che l'avrebbero aiutato. Quel piccolo angelo ora poteva avere un futuro e Giacomo l'avrebbe sempre potuto. Non l'avrebbe mai lasciata, come lei non lasciava la bambola e stringeva tra le braccia, e l'aveva regalata a suo padre per il suo sesto compleanno. Non sapeva fosse in realtà un dono per la prima volta in cui quel mostro le avevo prestato le turbe attenzioni. Un po' presa. Grazie. No. C'è da parte di Brunello Cavalli, il nostro editore, che pubblicherà un libro dal titolo
blogger del 2018 con raccolta di tutti i racconti, ma lo dico adesso ancora non lo sapevate, mi ha proposto di inserire altri vostri racconti, quindi vi chiederò di pubblicare altri. Chi ha dedicato questo, dice, una storia dura, narrata con efficacia con un linguaggio essenziale, immediato e moderno. Un testo tecnicamente ben fatto, ben scritto, che risulta particolarmente coinvolgente. Vanessa è il racconto della disperata ribellione e prolungata forte violenza che tra bambine e diete sono in un estremo atto di vendicci, però sono perdoni. A te. Grazie. L'altro concorso era Arte e Libertà e sono stata un po' cattiva con i partecipanti di questo concorso perché ancora ora non sanno chi è il vincitore. Ci sono i tre finalisti, tranne Diana Tanuffo, scusatemi, non è presente, ci sono Glenda Saponte e Francesco Lizzuti. Prego. Perché ha perso una precedenza di un altro. Adesso vi farò anche mostrare le vostre opere. Allora, l'opera di Glenda è quella dietro a Romolo, là, e quella sul tavolo si chiama Salvami, mentre l'opera di Francesco è quell'altra opera sul cavalletto. Allora, Francesco e Glenda e Antonio Pace. Vince Glenda Saponte. E per Glenda sale a consegnare il premio Roberta Merzetta. Critico d'arte. Tanto, insomma, si presenta la sua. Ovvero. Grazie, Sheila. Complimenti, intanto, per gli artisti che hanno partecipato a questo concorso. Le opere, come diceva Sheila, erano di alta qualità. E quindi insomma siamo molto contenti anche insomma di stretto Glenda e questa è la mia motivazione che leggo libertà, l'arte e l'artistate l'artista con violenza magnifica penetra negli strati più profondi dell'anima proclamando un mondo chiaro, puro e straziante dall'oscurità esplode la luce materializzata nella mano presa aperta verso il futuro e la speranza. Con notevole capacità espressiva, l'opera testimonia che l'arte e la bellezza sono salvifici e concorrono alla costruzione della libertà. Complimenti. Allora, Glenda vince una prima per un anno sul barcode, ma siccome qualcuno è arrivato dalla Calabria oggi e sono fatto un'altra strada per essere pago noi, abbiamo deciso che anche c'è una cucina sul sito Sintobarco. Quindi complimenti a voi. Salvami, una rappresentazione di quelle che sono le relazioni umane. Tutto ciò che si chiama oggi noi televisione, quindi attraverso la in cui le relazioni umane sono sempre più spesso determinate da cinismo, da mancanza di empatia, da mancanza di solidarietà. Per cui diciamo che la protagonista è sicuramente una persona che ha bisogno di aiuto, quindi una mano che chiede aiuto, una mano che non ha una sua appartenenza di genere, quindi non è appartenente ad un uomo o ad una donna, non ha una razza. Non ha neanche un'età cronologica, cui potrebbe essere un figlio, potrebbe essere un padre. E quindi dietro questa mano si vede l'ombra, no? Di questa scarpa che vorrebbe in qualche modo
abbracciata, come d'altronde penso che a ognuno di noi sia capitato nella vita di sentirci schiacciati dal civismo, quindi dall'egoismo. Però diciamo che questo però non vuole essere un'opera che nasce con uno spirito pessimista, ma è appunto un'immagine, no? Per un'immagine che in qualche modo potrebbe cambiare, perché comunque si vede questa scarpa che sta per schiacciare la mano, però alla fine non è detto che questo avvenga, perché ogni azione umana è sempre determinata da dei valori, siamo sempre noi ad attribuire un valore, può essere un valore positivo o negativo, quindi un'azione può essere sempre bene o male, solidarietà o egoismo. Grazie a tutti. Premesso che il suo quadro a me piace di più del mio, non per falsa molestia, ma è così. Quindi mi riallaccio, vorrei riallacciarmi diciamo, sul discorso del senso della mano. Anch'io ho usato la mano di Gesù in questo senso, perso una mano, anche il colore dei capelli, non so se avete notato, il nero, quindi è un po' diverso. E quella diversità è la base del mio lavoro. Io faccio il codice a barre da 11 anni, lavoro sui codici a barre da 11 anni, quindi auguro questa associazione in me, perché è molto positivista. Grazie. Vi ringrazio. Aprire il buffet, poi diciamo per questo che siete qui, prima di dare la parola alla mia Cocerani che mi deve raccontare cosa vedrete questa sera, voglio chiamare sul palco Marco Fucci. Marco non ha vinto il concorso ma ha partecipato, è una bella pena. Io non voglio dire nulla di te, tranne quello che vuoi dire. Però mi piace come si scrive e una cosa va detta, il concorso era riservato alla punti di 1000 parole, il primo suo racconto era 7852 miliardi di parole e quindi ha focalizzato zero, però c'era tanta voglia di parlare, tanta voglia di scrivere e di raccontarti. Ora lui è membro della nostra associazione, piacerebbe che tu continuassi a scrivere, sarei pubblicato anche il tuo blog, se vuoi salutare. Grazie a tutti, buonasera. Quando sono di questa iniziativa ho fatto tre racconti, ma non sapevo che era un limite fino a 20 minuti. Però il ciclo della vita è una cosa importante, perché infatti un bambino d'anno però visto non della sfera della mamma ma del papà si prende carico di questo bambino e per rilascio tutto un racconto molto particolare, molto bello. Secondo me tutto le anime del bello, della libertà è quello che significa essere